No, no, ragazzi, siamo capiti. È iniziata la carriera. Cioè, mettetevi comodi un attimo a guardarla. Non è che potete guardarla così tranquillamente come niente fosse. Cioè, manco il primo testamento era così importante, eh. Bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della carriera, il numero 24, che è in realtà 24 parte 2, perché la prima parte di questo episodio facciamo finta che sia già iniziata domenica con il video molto speciale che avete visto in collaborazione con Menzo, Om, Rudy Zlatan ed Harry Laz, insomma tutta YouTube Italia sul mio canale. Perché? Perché è nata questa nuova idea, soprattutto è nata da Om, quindi lo ringrazio per avermi comunque coinvolto all'interno di questo suo progetto, un progetto che riguarderà in primis lui e Menzo, quindi le loro carriere che andranno avanti in contemporanea, dato che comunque la mia per motivi logistici non è già abbastanza avanzata. Poi però più avanti sicuramente nasceranno cose molto molto fighe e interessanti. Voi comunque continuate a fare quello che avete sempre fatto, ovvero seguire e supportare questa carriera con un bel like che ve lo chiedo fin da subito. Detto questo, in questo nuovo episodio, oltre a concentrarci sul mercato estivo che è fondamentale, probabilmente giocheremo anche contro il Tottenham, la Community Shield 2017. Per il resto il calendario lo avete visto, adesso lo state vedendo in grafica, l'avete visto, ve ne ha parlato Zlatan sotto forma di giornalista nel precedente video che è uscito domenica, e quindi quello che state vedendo, la prima partita che sarà in trasferta contro il Watford, quindi un inizio di campionato che ricorda un po' quello scorso contro l'Hull City, perdemmo 3-1 quella volta e sottovalutando anche un bel po', devo dire, il nostro avversario, quindi che ci serve una lezione per quest'anno. Un'altra cosa che noterete sicuramente all'interno del nostro calendario è che la maggior parte, se non tutti, ma comunque la maggior parte dei big match sono concentrati nella parte finale dell'anno, ovvero dicembre. Quindi dicembre sarà un mese impressionante. L'unico pro di dicembre, se vogliamo, è che l'Europa League che giocheremo sarà comunque terminata, perché il girone termina a inizio dicembre, il 4, il 5 più o meno. Ma detto questo, signori, concentriamoci a questo punto sul calciomercato. Allora, ci eravamo lasciati nel precedente episodio con un dilemma: vendi Marez o non vendi Marez? Beh, io ho deciso di non vendi Marez. Uno di voi mi ha fatto ragionare, da questo punto di vista, giustamente. Non puoi vendere Marez, sarebbe come togliere il cuore ad una squadra. È vero, perché noi ci concentriamo su Vardy, però anche Marez ha la sua buona parte, la sua buona fetta di percentuale all'interno dell'Eister. E quindi direi che se Marez non ci ha fatto impazzire sulla fascia nella passata stagione, possiamo tranquillamente spostarlo centrale. E quindi dove vedete che in questo momento c'è Tielemans. A quel punto Tielemans passerebbe al centrocampo, giocandosi il posto con uno tra Mendy e Drinkwater. Per gusto personale vi dico più il primo, e quindi Drinkwater. E anche sulla destra mi ha dato molti molti consigli. Per gusto personale io opterei per Cuadrado, perché comunque è un giocatore che mi fa impazzire e che vedo benissimo in questo modulo, in questa squadra. Il secondo invece, che è uno che mi avete consigliato voi, è Dembélé, del Borussia Dortmund. Ed è anche lui un giocatore straordinario. Ora però, signori, c'è un problema, perché Cuadrado è in prestito alla Juventus. E immagino per 2 anni, nel senso che già lo era la passata stagione e lo è anche quest'anno dal Chelsea. Ciò vuol dire che non se lo fa, che non si può fare tranquillamente. E quindi, cosa facciamo adesso? Tanto io informazioni le ho già chieste, però comunque non si può fare proprio perché sarebbe impossibile. Ma comunque noi concentriamoci su Dembélé. E a questo punto, se arrivasse Dembélé, noi avremmo una situazione molto interessante, perché eccolo qui, Ousmane Dembélé, perché avremo lui come possibile titolare. Villalba che comunque se la potrebbe giocare molto di più per il posto da titolare assieme a Dembélé. E poi alle brutte Marez, che l'esterno lo sa fare, e non solo lui, ne abbiamo altri. Abbiamo Bellerin, che mi avete chiesto sotto il precedente episodio, ma hai venduto Bellerin? No, è infortunato per tipo un botto di tempo da metà della passata stagione. Quindi noi chiediamo informazioni al Borussia Dortmund e che dire, avanziamo con il calendario, anche perché abbiamo una coppa precampionata da giocarci, e quindi sbrighiamoci, anche perché se vogliamo vedere anche Tottenham Leicester in questo episodio, tocca darsi una mossa. Offerta accettata intanto di Rugani, e quindi possiamo riportarlo all'Eister, accetta ovviamente. 15 milioni e ce ne restano 41 con 120 mila euro a settimana lordi. Richiesta per Niang partono da 32 milioni, richiesta per Cuadrado ovviamente, il giocatore in prestito quindi non è possibile. Ma partiamo da Niang, che vogliamo portare come detto all'Eister, non per 32 milioni ma magari per 20, e poi cominciamo a trattare, facciamo 20, 20 e mezzo e se ne parla. Richiesta per Dembélé 44 milioni, ragazzi, questi sono pazzi. Ok, è un giocatore che di prospettiva straordinaria, il Borussia Dortmund queste cose le sa fare, perché non scordiamoci anche in passato hanno venduto dei giocatori in maniera straordinaria anche loro. È chiaro che quello è un ruolo in cui dobbiamo investire parecchio.
Dembélé qui mi sembra già discretamente importante, quindi sicuramente non lo prendiamo per due spicci, ma neanche per 44 milioni. 25 per loro. 25 milioni, poi 16 non ce ne bastano eventualmente per Niang, però a quel punto andiamo a pensare a qualcosa di diverso, magari prendiamo Niang in un altro modo. Però ricordiamoci che il ruolo dove dobbiamo investire, ripeto, è quello dell'esterno destro. Intanto gli ho dato un'offerta per Drinkwater da parte del Liverpool di 29 milioni. Allora, partendo dal presupposto che Drinkwater è un'anima, una delle anime di questo Leicester, e che il Liverpool è una diretta rivale, e quindi teoricamente dovrei dire no secco, va anche detto che ci servono dei soldi. Va anche detto che qualche sacrificio, se poi Tielemans torna indietro al centrocampo, va fatto. Ma vale lo stesso discorso di tutti: se lo volete, pagate. E quindi 50 milioni per Drinkwater. E se ne parla. Se ti do Drinkwater, devo avere anche la possibilità di rimpiazzarlo. E quindi, ovviamente, non è gratis. Seconda giornata, rapidissimamente contro il Columbus Crew. E poi giocheremo contro il Leverkusen. Bravo Mendy qui a recuperare. Parte Nampalis Mendy. E poi trova Slimani. A destra Villalba, aspettato e servito. Corre ancora Hector Villalba, occhiata in mezzo dove c'è Mahrez. Pallone messo per Mahrez, che arriva coi tempi giusti all'appuntamento col gol. 1-0 per il Leicester al 34esimo. La firma è dell'Algerino, che si sta comportando magnificamente in quella posizione. E quindi direi che la scelta di tenerlo per farlo giocare a tre quarti è perfetta. Non ha trovato la pressione, ci si avventa Zuma di testa. Trova però solo Ciani. È rimasto a terra Zuma. È rimasto a terra Zuma. Non è possibile. Non è possibile. È incredibile sta cosa. Che poi neanche abbiamo difensori in panchina. Altra cosa su cui dovremmo investire quest'estate. No vabbè ragazzi, è una cosa incredibile. Drinkwater andrà a fare il centrale difensivo. Oppure no, è l'unica, perché non abbiamo neanche terzini. Se volessimo fare la difesa a 4, Drinkwater va a fare il centrale difensivo. Non ho parole, adesso vediamo quanto sta fuori Zuma, tanto sarà tipo 6 mesi, 7 mesi, così tranquillamente. Game over, 2 su 2 per il Leicester, 2.0 di Marconi, battuto anche il Columbus Crew, anche se ovviamente dovevamo vincere, dovevamo vincere questa partita, come praticamente tutte quelle di questo torneo. Adesso l'unica mia incertezza, dato che dobbiamo concentrarci sul mercato, e dato che ogni volta che giochiamo una partita ci si fa male un giocatore, è se simulare o meno le prossime. Anche perché il girone l'abbiamo passato sicuramente. E poi vedremo adesso un po'. Intanto ottima notizia che ci arriva dall'Italia, perché il Milan ha accettato l'offerta di 20 milioni per Niang. Ne volevano 32, quindi questo ci fa capire moltissimo. Magari anche la voglia di Niang di partire, questo non lo possiamo ancora sapere. Lo vedremo subito, perché noi offriamo il budget che vuole lui. 4 anni, 80.000 euro a settimana, un piccolo bonus per gol che fa sempre bene, ruolo squadra importante. E ovviamente è la verità. 22 anni per lui, ovviamente... In prospettiva resterà lui e non Slimani, però per il momento ci servono entrambi, perché ci serve una rosa abbastanza folta. Intanto James è passato al Birmingham e si fa male per 3 mesi Zuma. Fantastico! Un applauso di cuore a FIFA 17. Porca... Arriva un'offerta per Ahmed Musa e direi che qui se la danno in faccia tranquillamente l'offerta per Ahmed Musa, Da parte dello Schalke, però non si muove Ahmed, perché è stato un giocatore fondamentale nella passata stagione, lo sarà anche in questa sicuramente. E il Borussia Dortmund insiste sui 44 milioni, se non sbaglio ne abbiamo offerti sì 25, e quindi alziamo a 30 a questo punto. Ci potrebbe pure stare una cosa del genere, perché guardate quanto vale Keita, 31 milioni, che sono tantissimi. E secondo me si potrebbe fare una cosa del genere, ragazzi, pensandoci bene. Anche perché Keita, sì, l'abbiamo preso lo scorso anno, non mi ha fatto impazzire, ha fatto il suo. A volte è anche stato un po' irritante per delle giocate che non gli riuscivano, per le cose più semplici che non gli riuscivano. E se devo fare una cosa intelligente, comunque anche Keita sulla carta è un esterno, non troverà tantissimo spazio in confronto a Dembélé, si può fare. Si può fare, a questo punto facciamo 10 milioni più Keita.
E stiamo quasi lì. 10 MVP Keita, forse anche 5. Però poi no, perché 5 non ce la facciamo proprio. Facciamo 10 più Keita, 5 non ce la facciamo, perché comunque anche con i 10 arriveremo tipo a 41 e loro volevano 44. Quindi comunque siamo quasi lì. Con 5 mi sembra un po' esagerata come cosa. Avanziamo ancora per l'ultima sfida del girone, che sarà la sfida per la testa della classifica. Intanto però c'è un'offerta per Islam Slimani, intanto, da parte del Valencia. E allora, e qui torna un po' quel discorso che vi facevo sul futuro di Slimani. Non è incedibile, non è incedibile. A 45 parte, a 45 parte, non è incedibile, ma è difficile da cedere, perché ci serve. E poi Drinkwater, il Liverpool, cosa hanno detto qui? Aspetta, torniamo un attimo indietro, perché ce l'hanno detto. Allora, 31, insistono sui 31, insistono sui 31. E noi avevamo chiesto 50. E a questo punto andiamo a 40. Se non 50, andiamo a 40. Già scendiamo di tanto, eh. Quindi vediamo un po' di venirci incontro, caro Liverpool. Comunque spareggio per la testa del girone, che noi andiamo a simulare contro il Bayer Leverkusen. Perché? Perché il precampionato, a parer mio, serve comunque per testare la rosa, per capire un po' i giocatori che vanno, che non vanno. Ad esempio abbiamo scoperto col numero 28, quel Silwell, che sicuramente non partirà, perché inizialmente lo avevamo schierato titolare alla prima contro l'Orlando City, giusto per metterlo in mostra, per cederlo. Però in realtà si è rivelato un ottimo esterno, e quindi lo terremo. A questo punto il nostro precampionato, dal mio punto di vista, può anche finire qui. Comunque sia, andrà avanti, perché passeremo sicuramente. Vediamo comunque di gustarci questa partita. Andiamo subito in vantaggio con Mendy, raddoppio di Marezza al 29esimo. E quindi un Leicester che al momento, che sul 3-0 con Slimani, sta comandando questo gruppo dell'American Challenge Cup. 4-0, poker di Marezza che firma la doppietta, pokerissimo di Jamie Vardy. Si fa male un giocatore loro, per una volta non ci si fa male un giocatore nostro, miracolo. E quindi 5-0 finale. Allora, per quanto riguarda Zuma, che si è fatto male per 3 mesi, io ho rimesso titolare il signor Morgan, che avevo tolto perché ve l'ho fatto nello scorso video di ragionamento. Vi ho detto, è sempre il capitano, non partirà sicuramente, però non è che deve giocare tutte, anche perché c'ha una certa età e non ce la fa. Comunque un altro centrale ci serve, quindi anche lì dovremo andare ad investire. Semifinali contro il Bayern Monaco, ragazzi. Contro il Bayern Monaco. E quella sarà una partita bella, che comunque simuliamo, perché dobbiamo concentrarci sul mercato. Allora, stavo controllando un po' di difensori centrali e intanto ho chiesto informazioni per questo Wimmer. Poi ho notato Lovren, che mi è sempre piaciuto. È un 83, ha 28 anni, quindi è un giocatore espertissimo, che può venire a fare il titolare. E quindi Morgan andrebbe a fare il rincalzo, aspettando poi il ritorno di Zuma. Ma soprattutto è un giocatore che potrebbe entrare nell'affare Drinkwater, perché a quel punto, scusate, se Liverpool vuole Drinkwater e fatichiamo un po', cioè nel senso, a trovare un accordo, però comunque c'è la voglia da entrambe le parti che questo accordo vada a buon fine, anche perché comunque a noi servono dei soldi, potremmo inserire Lovren. È anche vero che se Drinkwater mi viene a costare sui 31 milioni come hanno chiesto loro, e Lovren costa 21, ci perdiamo, teoricamente ci perdiamo da questo punto di vista, anche perché noi abbiamo chiesto 40. Però adesso vediamo, andiamo un attimo in ufficio e vediamo, perché accetta Niang, quindi è il prossimo acquisto. Però Niang, attenzione, ci porta via 20 milioni, ce ne restano 24 al momento, e quindi una cessione diventerebbe fondamentale per il Leicester. Ricordiamo però che è arrivata un'offerta per Slimani e noi la stiamo valutando con il Valencia. Quindi potrebbe tornare importante una cessione magari proprio lì davanti. Ma comunque intanto prendiamoci Mbaye Niang e diamogli il benvenuto, perché questo è un giocatore che da tanto tempo, come vi ho detto nel precedente episodio, tanto tempo gli avevo messo gli occhi addosso e sono contento che finalmente sia nostra cosa. E manco a farla apposta, pochi giorni fa ci aveva un'offerta per Keita Balde e adesso lui non è contentissimo di come lo stiamo adoperando qui a Leicester. E quindi tutto sembra andare secondo i piani. Se arriva un'offerta che ci soddisfa e diciamo le parti raggiungono l'accordo, Keita non penso dia problemi a partire. A questo punto si sta lamentando. Comunque, allora, offerta troppo bassa ancora per Dembélé. Non sono interessati a Keita loro, e la somma è insufficiente. La sua richiesta per Wimmer 25 milioni e mezzo, che sono tantissimi. E allora, noi insistiamo su Dembélé, però a questo punto vediamo un po' cosa fare. E contemporaneamente andiamo a mettere in vendita Keita Balde. Perché? Perché intanto è un fatto di psicologia inversa, nel senso che se tu metti in vendita Keita e quindi favorisci
l'arrivo di trattative e di offerte, sicuramente anche loro sono un po' più motivati a dire: scusate, a noi ce lo stanno a dare gratis, praticamente, o comunque stanno accorciando di tanto il suo prezzo, pensiamoci. Quindi, in lista trasferimenti Keita, che mi sembra comunque anche abbastanza contento eventualmente di partire. E a questo punto avanziamo al calendario in attesa intanto della sfida contro il Bayern Monaco, ma soprattutto di arrivo di qualche notizia molto interessante. 35 milioni e mezzo possono offrire. Per Lovren invece 34 e mezzo, Jürgen Klopp. Allora, andiamo un attimo su Slimani. Avevamo chiesto 40 noi. E andiamo sui 37, 37 e mezzo. E potremo a questo punto offrire intanto Drinkwater, che loro lo volevano, più 10 milioni anche qui. Proviamo 10 milioni anche qui. 5 milioni e mezzo facciamo. Non accetteranno mai, però porta sempre bene, lo dico sempre, magari ci cascano pure stavolta. Avanziamo perché domenica 16 luglio giocheremo contro il Bayern Monaco. Arriva un'offerta per Martin Odegaard in prestito al Bournemouth, perfetto perché rimane in Premier, quindi continua a conoscere il campionato inglese e quindi perfetto. Salutiamo il norvegese per un po'. Loro qui che dicono? Dicono che arrivano a 35 milioni per Drinkwater. Lasciamo su aspetta perché stiamo trattando sempre per Drinkwater, ma come contropartita di Lovren. E quindi aspettiamo un attimo, cari miei. Intanto, con la formazione che penso a questo punto sia quella titolare di questa stagione, almeno per il momento, andiamo ad affrontare il Bayern Monaco simulando la partita. E quindi si comincia con il Leicester City di fronte ai bavaresi. Subito 1-0 col gol di Vardy, molto molto importante questa rete di Cemi, ammonito Douglas Costa. Siamo alla mezz'ora, sempre 1-0 per le Foxes. Cioè, è finita 1-0. Cioè, non neanche cambi ha fatto quel deficiente dell'assistente allenatore. Comunque, bene così, 1-0, quindi siamo in finale di American Challenge Cup senza aver neanche giocato, però vabbè, grazie ragazzi, grazie, è un fenomeno, lo so. Comunque, allenamenti e poi la finale contro il Paris Saint-Germain. Accetta intanto il Liverpool, clamorosamente, clamorosamente, i 5 milioni e mezzo più Drinkwater. I 5 milioni e mezzo più Drinkwater, fantastico. E allora, stiamo per prendere Lovren, che sarebbe un titolare indiscusso lì dietro nell'Leicester, giocatore chiave assolutamente. Un giocatore che ricordo per l'urlo di caressa contro il Borussia Dortmund al 93esimo praticamente. Insomma, questo qui. Intanto, altra buona notizia perché Valencia accetta i 37 milioni e mezzo per Valencia, per Slimani, e quindi proseguono anche loro. Quindi potenzialmente ci stanno per arrivare altri quasi 40 milioni per la cessione dell'ex attaccante dello Sporting Lisbona. Avanziamo di un altro giorno. La conferenza stampa non l'abbiamo fatta, me l'ho completamente dimenticato. Però intanto, no, la possiamo fare, la possiamo fare. Allora andiamo a parlare bene del Paris Saint-Germain, perché questo dobbiamo fare. E con la stessa formazione della semifinale, che ha portato tanto bene, andiamo a giocarcela contro i parigini, contro i francesi. La prossima poi sarà la prima partita ufficiale della stagione contro il Tottenham in Community Shield. La sblocca Marez su rigore al 20esimo. 1-0 quindi. Si è fatto male Ziller. Si è fatto male Ziller, raga. Ha raddoppiato Vardy, ma si è fatto male Ziller. Chi è il portiere dell'Eistero? Capucca sta a fare il portiere. Non c'è il pazzo scatenato. Comunque il Paris è rimasto pure in 10, ma si è fatto male Ziller. Si è fatto male Ziller, raga. No, dai, pure quando simuliamo se non pone i giocatori. Io ho paura a guardare. Ho paura a guardare. 8 giorni. Meno male, questo ragazzi non lo ammazzate, non lo ammazzate, è il più forte di tutti. Comunque, allora, ha vinto la fase finale, ok, cioè prima che questa possa succedere tattica e post, sì, perfetto, grandissimo. Premio torneo, altri 5 milioni, offerta troppo bassa. Continua a dire che è troppo bassa. Offerta per Ziller, che tra l'altro è pure rotto. No, ma Ziller non si muove, raga. Nostro portiere titolare. Allora, dobbiamo a questo punto pensare a Dembélé. Keita è l'unico scambiabile, secondo me. È anche vero che se poi ci arrivasse un'offerta per Keita, che è quella che io sto aspettando, ve lo dico sinceramente, e beh, a quel punto cambierebbe tutto, perché arriva un'offerta per Keita, ci arrivano anche i soldi, oltre a quelli che potrebbero arrivarci dalla cessione di Slimani. E quindi tu hai i soldi per prendere Dembélé. Accetta Lovren intanto. Accetta Lovren, attenzione, vediamo se abbiamo il budget. Per forza.
Per forza abbiamo il budget, perché abbiamo anche venduto Slimani. Abbiamo anche venduto Slimani, e dai così. Quindi arriva Lovren, e probabilmente non sarà l'unico ad arrivare in casa Leicester, perché intanto abbiamo preso un centrale fortissimo. Poi, giocatore venduto Slimani, fondamentale, decisivo Ale. E quindi, gestione squadra, andiamo a inserire Lovren tra i titolari intanto. E Niang diventa il nostro attaccante titolare, almeno per il momento. Poi lo dovrà anche conquistare sul campo il posto da titolare assieme a Jamie Vardy. 40 milioni però, non 44. Questione di principio, sono stronzo, lo so. Noi ricordo che stiamo aspettando comunque, spero, cioè c'è la speranza di un'offerta ferma. Accetta finalmente il Borussia Dortmund, accetta finalmente il Borussia Dortmund. E allora 40 milioni per Ousmane Dembélé, 60.000 euro di budget settimanali, 4 anni di contratto, un piccolo bonus per gol, ruolo squadra chiave perché andrà a fare il titolare. E che dire, dai, offerta per Nampalis Mendy, giocatore venduto, Elder, offerta accettata, Dembélé, l'abbiamo preso signori, l'abbiamo preso, è nostro, ci restano 21 milioni, è l'acquisto più oneroso dell'estate, però speriamo anche il più importante, il più decisivo. Signore e signori, siamo arrivati alla sfida contro il Tottenham domenica 6 agosto. Dopo questa partita ci saluteremo, intanto vi ricordo di cominciare a lasciare qui sotto dei consigli per il mercato, partendo dal presupposto che la formazione è questa qui, ma ovviamente ne parleremo molto meglio e con molta più calma dopo aver giocato contro il Tottenham, perché questa è una partita che ci serve anche per capire a che punto siamo, a che livello siamo, perché teoricamente sulla carta giochiamo contro la squadra più forte in Inghilterra al momento, dato che è la squadra che ha vinto la Premier League lo scorso anno. E quindi abbiamo solo che da guadagnare da questa sfida, secondo me. Sembra quasi il momento decisivo di una favola, quella tra Leicester e Tottenham, le protagoniste della stagione 2015-2016, l'anno in cui Leicester di Claudio Ranieri ha scritto la storia della Premier League, vincendo per la prima volta proprio ai danni del Tottenham, che è stata la diretta concorrente fino a una giornata dalla fine. L'anno dopo è stato l'anno del Tottenham, con la rivoluzione in casa Leicester, l'arrivo di Marconi in panchina, e quindi gli Spurs campioni d'Inghilterra, con Leicester che però non è stato a guardare, perché comunque si è mosso, comunque ha fatto qualcosa, ha vinto l'FA Cup 2017. E ora siamo all'inizio della stagione 2017-2018, le due squadre le ritroviamo di fronte in quel di Wembley per la prima partita ufficiale della nuova stagione, la Community Shield, i campioni d'Inghilterra del Tottenham contro il Leicester di Marconi, campione FA Cup contro il Manchester City. Buon pomeriggio e buon divertimento. La tiene Kyle Walker, quindi tocco centrale per Dyer, che allarga bene dalle parti di Son a stringere Dembélé, la conclusione da parte del giapponese che termina larga. Wanyama lascia Son, si appoggia a Dele Alli, che allarga ancora ottimamente sulla destra per Kyle Walker, mette il cross, Chiloup, e poi pallone allontanato, un brivido ancora per la difesa dell'Leicester col Tottenham, che comunque dimostra la sua forza, continua a fare la partita. Walker in zona tiro, può calciare, va dentro, ut, ad aspettare, tanta tensione, tanta confusione, 0-0 al quindicesimo. Wanyama alza questo pallone allargandolo per Son, gli si mette davanti Dembélé, non c'è fallo, dice il direttore di gara, quindi può spingere il contropiede dell'Leicester con Mendy dentro da Vardy, attenzione che ha scoperto il Tottenham, può fuggire Jamie Vardy sul sinistro, Vardy in porta, la risposta di forma, arriva Musa, sempre Musa, si ricomincia da lui, 1-0 per il Leicester al ventesimo del primo tempo, il gol lo segna il 7, il giocatore decisivo della passata stagione, la riapre con un gol che fa esplodere di gioia le Foxes e Marconi a bordo campo. Leicester 1, Tottenham 0. Stavano facendo la partita, poi si sono scoperti e hanno lasciato questa ripartenza a Leicester con Vardy che aveva la palla sul piede debole, lo si è visto, l'avesse avuta sul destro non avrebbe mai sbagliato quel gol. Walker lo rincorre Tielemans, Walker insiste, protegge, poi torna fuori da Sissoko che calcia, c'è Ziller, forte ma centrale la conclusione del centrocampista del Tottenham. Nella prima parte del primo tempo molto meglio il Tottenham dal punto di vista del gioco, con il Leicester che è stato un po' a guardare, ha giocato di rimessa e non a caso il gol è arrivato in contropiede. Dopo il gol Leicester padrone del gioco, il Tottenham che attaccava con azioni personali, insomma una partita più facce in questa prima frazione. Vuole far uscire il Leicester, poi forse si allunga il pallone ma nessuno lo presta, allora va Mahrez, parte Vardy ancora senza palla, ecco il pallone per Jamie, uno contro uno con Alderweireld, aspetta forse troppo Vardy ma aspetta soprattutto Tielemans che va dentro da Mahrez in area di rigore, con il destro Mahrez, Vormi in calcio d'angolo, pericolosissimo il Leicester al 60. Non
orizzontale il pallone che filtra poi per Tosun. Attenzione Tosun, zona tiro, Tosun fino in fondo, Ziller l'ha presa, ancora Ziller, sempre più decisivo, e questa è una parata che vale un gol, con Tosun che se l'è divorato, ok, ma Ziller ha fatto il suo. Parte la mela, il cross sul dischetto del rigore, poi Dembélé, la conclusione e arriva il pareggio. Arriva il pareggio di Vertonghen al minuto numero 79, una mischia clamorosa, e alla fine non siamo riusciti ad allontanare il pallone. E questo lo dobbiamo pagare, è lo scotto che dobbiamo pagare quando facciamo questi errori. Lì un'ingenuità di Dembélé che ha cercato di evitare il secondo calcio d'angolo. Per fare questo però ha fornito un assist praticamente, alla fine la deviazione di Hutt che ha messo il pallone sul piede di Vertonghen. Insomma, azione un po' confusa, però descritta nel modo migliore da come ve l'ho raccontata poco fa. Segna Vertonghen che risponde a Musa 1-1 e tutto rimesso a posto. Tosun se l'è perso la difesa dell'Eister, in particolare Rugani. Il cross all'interno dell'area, mette fuori Lovren sui piedi di Musa. Vardi si appoggia a Junuzovic che salta l'uomo splendidamente. Poi a destra c'è Dembélé che ancora forza di spingere forse. Il lancio di Junuzovic potrebbe mandarlo in porta. Occhio a Dembélé, lo stop a seguire. Dembélé salta Vertonghen. Dembélé al centro per Niang. Marie Niang firma l'esordio col gol decisivo all'89esimo. Riporta avanti il Leicester. L'assist di Dembélé, il gol di Niang. Il Leicester 2.0 di Marconi sta vincendo contro i campioni d'Inghilterra 2-1 per le Foxes. Nulla ha potuto Worm, che ha provato a metterci le gambe. E allora 2-1 Leicester. Emozionante questa Community Shield. Il Tottenham non ha più forza di ripartire. La batte Dembélé verso Musa di testa. Il play torna ancora giocabile per Dembélé che la rimette al centro. Esce il portiere. Poi Diouf. È finita! Ha vinto il Leicester che piega il Tottenham in finale di Community Shield 2-1 al ventesimo. Musa su un'azione proviziata in contropiede da Vardy, la risposta di Worm e poi sulla ribattuta Musa a porta vuota la deposita in porta. D'azione confusa, è arrivato il pareggio di Vertonghen nella finale, poi all'89esimo il gol decisivo. Questa Community Shield l'ha firmata il nuovo arrivato, quello che ha sostituito Slimani, ovvero Mbaye Niang, un Leicester mozzafiato, un Leicester che ci ha fatto emozionare anche oggi. E allora Robert Huth che è pronto ad alzare la coppa, eccola qui, il primo trofeo della stagione 2017-2018 del Leicester di Marconi. Un trofeo fondamentale, signori, perché ovviamente loro erano più forti, però dobbiamo crescere da questo punto di vista. Stiamo dimostrando che stiamo crescendo da questo punto di vista. E allora che dire, questa è una partita che dal punto di vista del mercato, adesso torniamo a parlare del mercato, non cambia di molto quelle che erano le mie scelte, nel senso che ci manca ancora Alessandro a sinistra che spingeva tantissimo nella passata stagione e quindi dovrà tornare, e poi per il resto ci farebbero molto comodo i soldi in uscita, quindi soldi in entrata per l'uscita di Keita Balde. Ma questi sono discorsi che faremo nel prossimo episodio, perché io vi ho fatto tutti i ragionamenti prima e dopo questa partita che siamo riusciti a portare a casa. A questo punto non mi resta che salutarvi e invitarvi nuovamente a commentare qui sotto con tutto quanto. Prima di salutarci però devo fare una piccola cosa sola, più piccola dal punto di vista estetico, la dico, perché io ho sistemato i numeri di maglia prima di questa partita, adesso li ricambio giustamente. Perché effettivamente il 4 deve andare a Lovren, per ovvi motivi, perché il 4 è il difensore centrale. Lovren non mi ricordavo che insomma gli dovessi mettere il numero. Dembélé col 10 è rischioso. E allora io vi saluto chiedendo il vostro parere anche per il numero di maglia di Ousmane Dembélé, che comunque si è comportato bene fornendo anche l'assist decisivo a Mbaye Niang. Per il momento è tutto, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, commentate qui sotto se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo con i prossimi video. Sotto in descrizione trovate Facebook, Instagram e Telegram. Un bacione, alla prossima, ciao a tutti!